Bella ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video su Assassin's Creed 2. Oggi davvero devastante la cosa, perché faremo tutta storia, non ci saranno distrazioni. Poi ci saranno ovviamente anche gli episodi con le tombe e alcuni glifi. Però per adesso ragazzi, eccoci qua ad affrontare la storia. Perché? Perché siamo appena arrivati qui a Venezia, abbiamo appena lasciato Leonardo e soprattutto abbiamo fatto un giro dove ci hanno fatto vedere i monumenti più importanti. Qui da Leonardo ovviamente l'abbiamo lasciato appunto dove lavorerà da ora in poi. E adesso però, a parte che abbiamo scoperto ragazzi due cose importanti: uno, ci ha rubato le monete dalle tasche, anche se era evidentemente una donna, ma Ezio ovviamente lo ha scambiato per un uomo, e visto che era vestito comunque da uomo, era vestita da uomo. E poi comunque c'è da capire bene cosa sta succedendo qui, perché parrebbe che il mercato non vada così bene. Cosa intendo con il mercato non vada così bene? Nel senso, ragazzi, che qualcuno sta monopolizzando la cosa. E facciamo un piccolo come si può dire, recap. Emilio Barbarigo, magnate dell'industria veneziana, terrore dei malviventi. Con l'appoggio della sua influente famiglia, monopolizzò il mercato grazie a operazioni spregiudicate, come scalzare la concorrenza ed esercitare pressioni sul governo. Istituì praticamente da solo il corpo di polizia di Venezia, mantenendo le strade sicure dal crimine e le sue entrate libere dalle tasse. Emilio affermava di essere un sostenitore della Repubblica. Già, il guaio è che quando controlli il potere politico, il voto è solo un intralcio, come l'opposizione del resto. Bene ragazzi, non è un santarellino, se è questo che vogliamo capire, perché ci sono state situazioni in cui probabilmente ha fatto uccidere qualche mercante, ha fatto arrestare qualche mercante, e quindi sta cercando di monopolizzare la cosa. Questo è tutto quello che è successo. Quindi siamo stati derubati e abbiamo scoperto questa cosa su Emilio. Beh, bella accoglienza a Venezia, no? Devo dire che siamo partiti benissimo. Però con la cappa dei medici andiamo avanti, o no? Guardie, ovviamente lì non posso entrare. Ed è inutile forzare la cosa adesso. Ah, non ve l'ho detto ragazzi, guardate, ho comprato completamente l'armatura di metallo. Completa. E guardate anche i quadratini della vita, sono praticamente tantissimi ora. Vediamo. Oh, ci siamo ragazzi, il punto esclamativo è qua. Le tipe. Ah, partirà una scena quindi. Prepariamoci ragazzi, perché potrebbe partire qualcosa di interessante. Ma veramente sei tu che sei venuto da me? Deficiente. Mamma mia, se ti becco. Ecco, bravo, sali, perché se ti becco veramente. Allora, io direi di partire raga, perché secondo me... Ah, davanti alle guardie. Brutta roba. Come faccio a entrare? Scalo il muro e... Oh, niente da fare. È un salto impossibile. Devo trovare un'altra strada. Ah! Ah! La freccia nel ginocchio? Skyrim? O no? Ehi, mi serve il tuo aiuto. Ti ho già visto. Dobbiamo andare. Non ti sei mai scusata per avermi urtato. Subito! Va bene, dove si va? In canale. Questo non restringe molto il campo. Aiuta Rosa. Oh Rosa! Porca miseria, Rosa, guarda. Allora, facciamo così. Sdam. E ora cosa facciamo? Calmi, calmi, dove siete? Madò, Double! Double! Non fatemelo scappare! La caverai meglio da sola. Dai Rosa, li ho fatti tutti io, ma che vuoi? Ma veramente ha detto me la caverei meglio da sola? Ma sei sciocca? Che stai facendo?
Sbrigati! Sta zoppicando di brutto lei, eh. Zoppica moltissimo. Maledetti acceri. Quelli li abbiamo disintegrati malissimo. Che caspita. No. Ti apro in due. Guarda Rosa, meno male che io sono veramente devastante, perché sennò la caverai meglio da sola. Mamma mia, guarda, quando dici ti prenderei a sberle solo perché dici che te la caveresti da sola. Non ti vergognare. Dovresti rispettare l'innocenza. Dove vai, Rosa? Dove è andata? Raga, l'ho persa per fare il cretino a togliere il cartello. Ah no, ha girato qua a destra. Presto, si avvicinano. Rosa, aspetta. Prendetelo. Ma basta, avete rotto le balle, ragazzi. In modo che moriate ognuno in modo diverso. E uno. E due. E tre. Meglio da sola. L'ha detto di nuovo, eh. La caverei meglio da sola. Ancora. Gli schiaffi. I coppini più che altro. Oh, sul serio ce l'hai con me? Oh! Tirla! Avanti! Te l'ho detto, non dovevi fare il figo. Hai qualche ultima parola? Eccolo! Prendiamolo! Brava Rosa! Presto, si avvicinano! Si avvicinano. Mamma mia. Li sta lanciando. Oh Rosa, che c'è? Non ce la fa più, raga, la gamba. Merda. Cristo, la gamba. Vuoi camminare? Ho inteso il tuo nome. Rosa. Onorato, Rosa. Mi chiamo Ezio. Lo so. Come sarebbe che lo sai? Non ora. Che vuol dire che lo sa? Oh no, Rosa. Ehi, non dimenticarti di me. Ma no. Tranquilla. Il problema è che è pieno di pattuglie. Ok, sono andate a sinistra le guardie. Vado dritto di qua. Dai Rosa, ci siamo quasi. Avanti amici, ignatte fresche di... Ugo! Che accade? Rosa è ferita. Passamela qui. Faremo il tragitto in barca. Va piano. Andate, mi occupo io delle guardie. Oh no, allora ok. Bam. Ce la giochiamo così, ragazzi, per divertirci un po'. Falli fuori, Ezio. Devo capire dove sono le altre guardie. Oh. Ok, qua c'è il ponte. Altra. I cani si masceranno della tua carcassa. Continua così, Ezio. Apriti la strada. Grazie, ragazzi. Voi dove siete? Siete lì? Ezio Auditors. Dai, forza, forza. Dai, così. Vai. È andato, mi sa. È che la telecamera non aiuta mai, ragazzi. No, sono sull'altro lato. Sono appostati sui tetti, fa qualcosa, presto! Oh. Vai.
Vediamo che strada devono fare. Girano a sinistra, non credo. Porca puttana! Fermali! Ma chi? Vedi, subito, allora muori! Dai ragazzi, che ce la fate, forza! Ma ce n'è un botto! Non lo so perché mi sono buttato nell'acqua, amico. Abbi pazienza. Dio, sei morto. Eccolo. Fan bro. Fischia cartello. Oh, perché non... Raga, però attacca quando vuole lui, eh. Ogni tanto, veramente. Oh, ce l'hanno fatta? Ma chi? Non scherzare, va, Rosa. Non c'è nessuno, che stai a dire? Subito! Da giù, ecco! Ah, broda! Ma no! Ho sbagliato l'attacco! Ah, non mi fai salire, l'infame! Dai, questo volevo vederlo che si buttava in acqua, ragazzi. Raga, non mi fa salire. Beh, intanto loro stanno scappando, però godo. Tirate giù quel cane. Ora lo guardate cosa faccio adesso, perché mi ha rotto le palle. No, veramente? Più veloce, sta scappando giù, eccolo, addosso. Raga, sul serio me lo stanno dicendo così? Va bene. Eccomi. Addio, ragazzi. Già distratto, cavoli vostri. Ok, però Ugo è ancora pieno come vita, eh. Cioè non si può dire nulla sotto questo aspetto. Ho sprecato un botto di tempo lì perché veramente il gioco è veramente vastasio quando vuole. Però oh, zitto zitto. Il lavoro che doveva fare Ezio è stato fatto comunque. Dove sono i ragazzi con la barchetta? Ma avanzano o no? Ah, sono rimasti qua sotto? Beh, io intanto per puro culo ho preso una piuma andando avanti, quindi... È morto, idiota! Pregherai più tardi! Porco devo vedere... demonio. Devo vedere Antonio! Attento! Lascia fare a me! Va a cercare Antonio! Cristo, Ugo, fa come dice! Qua l'ultimo arrivato dagli ordini! L'ultimo arrivato? Vi ho salvato il culo! Stanchezza. Ehi, svegliati. Ci serve aiuto. Dov'è Antonio? Rendetevi utili, fatele spazio. Mettila giù, qui. Dov'è Antoine? Portatemi Antoine, porca miseria. Ah no, siamo a Venezia, non siamo in Francia. Dove siamo? A casa. Hanno chiamato aiuti. Grazie. Rosa, che è successo? Tiratemi via quest'affare. Calma, calma. Prima diamo un'occhiata. Non ha toccato l'osso. Meno male. Tirala fuori. Rosa, dobbiamo evitare... Ora! Come vuoi. Tenetela. No. Pazze. Mi spiace, piccola. Mi spiace. Ficcatelo nel culo, il tuo mi spiace. Va a cercare Bianca e fai in fretta. Ok. Dammi una mano.
Come? Prendi una pezza pulita. Quando tolgo la mano, premi la pezza sulla ferita. Sei pronto? Ora! Porca puttana! Ben fatto. Che culo. Va bene sotto pressione. Ha un bel caratterino. Avanti. Portatela dentro, così Bianca può chiudere la ferita. Te la caverai. Il peggio è passato. Ti venisse il cancro, brutto bastardo! A te, a quella grandissima troia di tua madre! Ma... Grazie. Rosa mi è molto cara. Se dovessi perderla... Ho sempre avuto un debole per le donne in difficoltà. Sì, l'ho saputo. La cosa ti sorprende? Sappiamo tutto di te, Ser Auditore. Delle tue imprese a Firenze e nel resto della Toscana. Bel lavoro. Anche se un po' grosso. Allora sai perché sono a Venezia? Me l'immagino. Quando hai un momento, vieni a trovarmi nel mio studio. Dobbiamo parlare. Un po' aggressive, eh? È mattina, no? Ho fatto la doccia. Sto bevendo dalla tazza acqua con cubetti di ghiaccio, perché qua dentro si pezza grandissimo, proprio nell'ufficio qua. 23.000 franchi nello scrigno a botta singola e bevo. Ma si possono dire tutte ste robe? Cioè, mi sono appena svegliato, ma quante parolaccine ho? E dai, allora, io direi, prima di andare avanti e andare nel suo ufficetto, facciamo un punto di sincronizzazza. E poi io dico, sapete che io storpio tutte le parole, tipo de pazzi, de peiz, sincronizzazione, sincronizzazza. Cioè io sono fatto così, raga, mi invento le cagate al momento. Ok, andiamo su. Raga, questa Rosa e questo Antonio sapevano già di Ezio e sembrano veramente dei personaggini molto importanti. Ma Ezio non sta più portando avanti la sua, come possiamo dire, la sua crociata? Sta facendo altro qui. Capite? Sta facendo altro. Non credo che c'entri qualcosa tutto questo con i cospiratori e con Rodrigo Borgia. Basta che continuo qua, vado qua sopra, giro e siamo già arrivati, abbiamo già fatto. Ok. Altra piumetta. Che poi 20 su 100, ragazzi. Cioè non mi sto proprio dedicando alle piume, ma è meglio così perché ci vuole molto tempo. Gilda dei ladri di Venezia. Ok, l'abbiamo aggiunta alla sezione glifi. Manco il tempo di bussare mi ha dato. Posso offrirti qualcosa? Biscotti? Un caffè? Cos'è il caffè? Aia. Un preparato interessante. Me l'ha portato un mercante turco. Prego, assaggia. No, fa freddo. Ok. Scusate, ho sbattuto la gamba, raga. Scusate. E per quello avete sentito aia. Un po' amaro, se posso dire. Sembra che manchi qualcosa. Non so, hai pensato di aggiungere dello zucchero? O latte? Immagino che ci si debba fare l'abitudine. Ma... Bando alle ciance. Che stavamo dicendo? Che ne so. Devo dirlo io? La sconfitta al palazzo ci è costata cara. Ci vorrà tempo per riprendersi. Emilio ne approfitterà per rafforzare le sue difese. E continuare a opprimere il sestiere. Abbiamo lo stesso scopo. Anche se per ragioni diverse. Perché non unite le forze e ci riprovate? Agire in fretta causerebbe solo altre perdite. Dobbiamo rifornirci e ideare nuovi piani. Ma io non posso stare qui ad aspettare. Né voglio che tu lo faccia. Lavora per noi, invece. I miei uomini si stanno già riprendendo. Ma da loro. Ti metteranno all'opera. Prima li avrai aiutati, prima potremo colpire. Molto bene, Antonio. Accetto. Saggia decisione. Scusate, però per lui...
Ma per lui non è uno spreco di tempo tutto questo? Eppure Emilio è effettivamente tra i cospiratori. Perché non andare immediatamente da Emilio? Forse vuole creare una sorta di gruppo? Perché alla fine, per adesso, di quello che sappiamo, Emilio e Rodrigo. Non ne abbiamo altri. E Emilio, vi ricordate che prima di conoscerlo c'era scritto veneziano, quindi siamo nel posto giusto e abbiamo scoperto chi fa parte dei Templari qui. Quindi i miei dubbi iniziali sono stati completamente tolti. Anche perché io mi faccio molte domande all'interno dei videogiochi, quindi prima di essere sicuro delle cose preferisco che mi vengano chiarite all'interno dei giochi. E il fatto che Emilio sia uno dei bersagli ci porta a doverlo affrontare, ma forse Ezio sta pensando più ad altro in questo momento. O aiuta i ragazzi qui per poter attaccare Emilio in gruppo e quindi avere più possibilità di farcela, anche perché il palazzo della seta di Emilio dovrebbe essere lì, se non sbaglio, è circondato dalle guardie. Salute, Rosa. Vedo che sei in via di guarigione. Come ti sembra Venezia? Ha un certo fascino. Ma come sopportate il tanfo? È tremendo. Dunque, cosa ti porta da me? Avrei un favore da chiederti. E sarebbe a dire? Voglio imparare ad arrampicarmi come fai tu. Oh. Va bene, posso farlo. Cioè, io non posso. Ma Franco sì. Franco, muovi il culo! Mostra a Ezio come si arriva in cima a quell'impalcatura. Inizia in posizione appesa. Poi salta verso la sporgenza. Appena ci arrivi, afferrala bene. E spingiti in alto. Ecco, visto come si fa? Sì, credo. C'è solo un modo per saperlo. Provaci su. Caspita, questo agevola. Agevola parecchio la situazione, ragazzi, anche per tornare indietro, che ne so, negli altri posti. Allora, scusatemi un attimo, però. Mentre sei in altro profilo, tieni premuto L in su e premi X. Ok. Cosa intende? Salta, Ezio! Ah! Cioè, se io non schiaccio il cerchio, raga, non si appende. Mamma mia. Afferra la sporgenza all'altezza del salto. Ok. Capito? Beh, com'era? Ho visto di meglio. Ah, oh, mi ferisci con queste tue crudeli parole. Va bene, smargiasso. Mettiamo alla prova le tue abilità. Ti ascolto. Vediamoci davanti ai frari. Mi vuole far salire forse qualcosa di più potente. Di più alto? Ok, ma dite che mi dà di più qua? Oh, a Venezia sono tutti alti gli scrignetti, però attenzione. Forse perché siamo arrivati ad una parte del gioco che effettivamente ha un qualcosa in più. Vediamo se abbiamo azzeccato. Sì, è rosa, abbiamo azzeccato, ragazzi. È rosa. Che culo. Salire sulle impalcature è divertente. Ma come te la cavi all'aperto? In cima alla torre, intendi? Torno fra un attimo. Torno fra un attimo? Arrampicati sulla torre il più in fretta possibile usando il salto ascensionale. Quanto abbiamo? 5 minuti? Ma dai, è troppo, raga. Oh, magari c'è qualche difficoltà. Ok. Ma raga, è molto importante. Cioè, questa cosa qui ci facilita tantissimo anche il gameplay in caso dei prossimi glifi, nel ritorno a Forlì, per i glifi, per le tombe. Cioè, caspita, è un bell'upgrade sta roba, eh.
Poi vediamo quando, come, perché si potrà... È impazzito. Ah, guardate. Fischia, è una bestia adesso. Dov'è che devo arrivare però? Ah, di là. Non ce la farò mai. Ah. Non può stare al centro? O sì? Non si appende alla... No, quella non gli piace, raga. Quella non gli piace. Qua non ci... Ecco qual era la difficoltà, ragazzi. Infatti mi sembrava strano, dicevo, ma... 5 minuti sono tanti. E invece... Se non si appende ai cosi qua, a questo... Ma qua si è appeso, però. Infamous. Ok, proviamo qua. Fischia, se qua sbagliamo, raga, siamo nella merda. Ok. Voilà, ragazzi. Fatto. Ah. Fighissimo, però, ragazzi, guardate Venezia. Ci voglio troppo andare adesso. C'è un punto per scendere, raga? Ah, sì, credo di sì. Vediamo. Sì, meno male. Boom. Eccomi. Allora? Direi che non ho altro da insegnarti. Informerò Antonio. Porta a termine gli altri lavori. Ci siamo quasi. Due, cinque. Gli altri lavori? Ah, meno male. Eccomi. Ben trovato, Ugo. Qual è il problema? Tu e Rosa siete fuggiti dal palazzo. Ma ad altri è andata peggio. Emilio li ha catturati e vuole giustiziarli. Ok. Hai idea di dove li tengano? So che sono nel sestiere, ma a parte questo, no. Li dovrai cercare. Li riporterò qui, in men che non si dica. Ma... Non sapendo totalmente cosa devo fare, potrebbe essere un problema. Perché quando uno sa bene o male come deve agire, fa subito. O comunque sa come muoversi, ma così... Oh. Ok. Sembrerebbe essere qua in zona. Area riservata. Oh no. Le tipez. Devo andare dalle ragazze. Signore, ma non vuole altro che sei finito. Intende commissionare un ciclo di affreschi per la sua casa. Ok. Dal momento che Messer Carpaccio non è disponibile, si chiede ad interessarsi. Andiamo, ragazzi. Proviamo di qua. Aspetta, appartengono al popolo. Emilio dice di volere l'unione, ma non vuole altro che il potere. I vostri misfatti devono cessare. Il popolo soffre. Conoscete qualcuno che abbia voglia di divertirsi un po'? I mercati appartengono al popolo. Emilio dice di volere l'unione, ma non vuole altro che il potere. I vostri misfatti lo ha portato via. Il popolo soffre. Conosco quell'uomo. Ma non c'era la guardia due secondi fa, raga? Non scordatevi della fucina di Bertuccio. Da tre generazioni offre ai veneziani prodotti di stile e qualità eccelsi. Bertuccio, il San Polo. Ma come ce la stiamo giocando, raga? Perché... Cittadini, naufragio. Ma cosa stiamo facendo? San Pellegrino ha dato notizia che il mercante Zanin è colato a picco con tutta la sua nave e l'equipaggio al largo delle coste di Tessalonica. State vicino a me, raga. Alle famiglie delle vittime. Ah,
Loro mi seguono completamente, quindi se io mi metto a correre dovrebbero seguirmi, senza problemi. Non so adesso dove mi chiede di andare, ma forse è proprio sopra. Vediamo, Dovrebbero seguirmi, in qualche modo. E mettere fine anche a questa missione. Ok. Dai. Allora, 4 alleati. Uno necessario vivo, solo uno. Li ho portati tutti, se salgono. Scusate se bevo, ma fa una caldazza. Guardate il ciuffo fonato. Raga, ma ce la fanno? Con me. Uno. E gli altri? Ma vi pare Justice? Allora, raga, come potete vedere ne ho presi altri, solo che appunto sono diventato famigerato per questa cosa. Vedete lì, ormai è diventato completamente rosso. E se mi beccano delle guardie sono... Eccola lì, no. Di qua. Se mi beccano delle guardie sono completamente fregato. Sono completamente ricercato. Quindi qualsiasi mia mossa è un problema. Oh, sono arrivato. Guarda, se questi tre pirloni arrivano è andata alla grande in realtà. Eccolo. Vieni, fra. Ok. Guarda, ne arriva un altro. Due, ui. Tre. Notevole. Non mi aspettavo che ci riuscissi così in fretta. È stato un piacere. Informerò Antonio dei tuoi progressi. Vieni da me più tardi. Ho un altro lavoro per te. Che tipo di lavoro? Vediamoci al molo e ti spiegherò. Molto bene. Fischia, ragazzi, ma oggi siamo pieni di lavoretti qua, eh? Ok. Ok. Devo prendere un po' di manifesti, perché lì sono veramente... Cioè, appena mi vedono mi arrestano proprio, cioè. 46.000. Sembrerebbe esserci qualcos'altro qua, eh. In zona. Vediamo un po' di cosa si tratta. Voilà. Oh. Salvare i miei fratelli è stato più che un atto di carità, Ezio. Gli uomini che hai liberato avranno un ruolo chiave nei prossimi giorni. Chiedi loro aiuto e si uniranno a te. E una volta a capo della mia combriccola, mandandoli incontro a delle guardie, creeranno un diversivo, aprendomi la strada. Esatto. Mi eviterà di sporcare la spada di sangue. Mi piace. Bene. Ora ti dico come servirtene. Il piano di Antonio prevede uno stratagemma. Dobbiamo travestirci da arcieri, ma per fare questo ci servono le loro armature. Ne è appena arrivato un carico pronto per essere consegnato a Palazzo della Seta. Svuota le casse e recupera le uniformi. Una volta fatto, dovrai procurarmi anche una barca e riportarla qui. Ci servirà per far entrare i nostri uomini nel palazzo. Consideralo fatto. Cioè, si travestono, figata. Saccheggia le casse che contengono le armature delle guardie di Emilio, poi ruba una barca e portala a Ugo. E allora si fa veramente... Cioè, capite che gioco, ragazzi? Si fa veramente una tattica, si tatticheggia sul serio per quanto riguarda l'assassinio di Emilio. Allora, ragazzi, l'area è riservata, quindi devo stare molto attento. È pieno di guardie. Che caspita, come cacchio faccio? Mi serve gente che distrae. Per forza, ragazzi, mi serve gente che distrae. Devo trovare qualcuno che li distrae. Qua sotto è tutta area riservata. Ma no, pure sui tetti, che cos'è? Caspita, ragazzi, è più complicato del previsto. Cioè, in realtà non è complicato, è che ci vuole tempo, perché adesso devo far fuori questo, come minimo. Per forza. Area riservata. Ok. Dov'è che è?
Ah, ma è là nell'angolo. Ma in realtà sembrerebbe fuori dall'area riservata, no? Cioè, l'area riservata è questa. Ma il nostro obiettivo è lì. Come cacchio li distraggo questi? Ah, dai, non c'è davvero nessuno che mi può aiutare. A parte che abbiamo appena detto che mi avrebbe lasciato i compagni per aiutarmi. Eccoli lì, lì ce ne sono alcuni. Vedo se riesco ad assoldarli, raga. Vediamo se si può fare. Qua Ezio si è incastrato, non ha voglia di salire sul tetto, come sempre. Bug continui, ma ci sta. E qua è errore mio. Rilassati, ok. Ogni volta che mi rilasso, raga, vanno sempre bene le cose, capito? Non mi devo innervosire su queste cose. Anche se può capitare. Siamo con voi. Bene, se siete con me, andiamo. Vediamo se siete capaci a saltare. Non credo si possa dirgli da qua. Infatti non posso, raga. Come cacchio faccio, scusami? Ok, non posso dirgli da qua. Dategli addosso. Vai. Certo. Adesso dovrebbero loro... Avete rubato il mio denaro! Cosa diavolo? Avete rubato il mio denaro! Va che lo rincorrono. Fischia perfetto. Questo è venuto a suonare qua così, random. La prima è fatta, ragazzi, perfetto. Si fanno proprio rincorrere. Fantastico. Venite. Me li porto dietro, raga, così random. Questa qualità di filato è di notevole fama. Metta le mani addosso. Io non sono ricercato e quindi non mi fa niente nessuno. Parteggeranno coi vostri resti. Aia, ma che è? Meno male che la guardia mi ha buttato per terra e non mi caga. È importante anche questo. Ah, ma c'erano i ragazzi qua. Vabbè, fa niente. Va. Ma tirati. Che volessero avventurarvisi, non devono temere rappresaglie. Va, sta andando meglio del previsto, sbaglio. Cittadini che intendono ampliare le proprie cantine, ok, prima chiedere il permesso. Incidenti come quello di San Polo. Qua vicino c'è un altro. Non sono che una povera. D'accordo, fate strada. È un bel problema. È doppia qua la situazione. Sono vostri, divertitevi. Questo è un bel problema, ragazzi. Però quelle guardie lì, oh, ma povero. Ok, quelle guardie lì sono distratte da quello scrigno, quindi questo non lo cagano. Ora devo rubare la barca. Di che barca? Ok, c'è una barca specifica. Figata. Andiamo, ragazzi. Mamma mia, che lavoretto. Preciso. Così dovrebbero andare le cose, raga. Cioè, proprio robe fatte bene, precise. Ok, forse ho visto la barca. Ho visto la barca, ragazzi. Però ci sono le guardie. Scusatemi. Ci stiamo. Venite un po'. Sì, lo so. Capite, li occupati. Andategli a rompere le balle, ragazzi. Forse è il momento di provvedere al tuo benessere. Vieni da Biagio, di certo troverai gli stivali giusti per te. Perfetto. Che poi non è neanche giusto, cioè, nel senso, si sacrificano loro. Io ne approfitto.
Ne approfitto malissimo. No! Ho sbagliato tasto, ragazzi. Sono abituato con gli altri Assassin's Creed, mannaggia. Ok. Devo continuare. Cioè, il cerchio è lo stesso tasto, capite, per remare. Cioè, una gran cagata. Se il cerchio lo usi per prendere il remo, giusto? Lo usi anche per lasciarlo nella mia testa. E quindi non lo userei mai anche per remare. Però intanto zitti zitti, guarda qua. Molto bene, Ezio. È proprio quello che ci serviva. Farò sapere ad Antonio che hai finito il lavoro. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Proprio perfettissimo. Io non saprei farlo. Non come lui, almeno. Ezio, non è che è il più forte. Ragazzi, e quindi, a mio parere, nel prossimo episodio... Ho fatto tutto. Quindi nel prossimo episodio si va direttamente da Emilio con tutte le tattiche. E se il prossimo episodio è un po' più corto, perché facciamo la kill di Emilio e probabilmente potrebbe finire la sequenza, perché di solito quando finiamo una missione grossa finisce la sequenza, nel prossimo episodio magari ci mettiamo a fare una tomba o qualcos'altro, ok? Insieme alla missione di Emilio. Vediamo, raga, il prossimo episodio potrebbe essere devastante. Però mi è piaciuto qui conoscere la Gilda dei Ladri e soprattutto costruire insieme a loro l'attacco ad Emilio. Figata. Un abbraccio, un bacione, noi ci vediamo nel prossimo video con l'attacco ad Emilio. Alla prossima. Figo.